momento. Forse che partiamo così prima mangiamo. Perfetto. Amici di Sport Incontri, buonasera, benvenuti all'appuntamento, quello con il calcio. Quello con il calcio, questa sera non abbiamo ospiti, siamo nel giardino della Tavola Rotonda. Noi amici di Sport Incontri, parto subito con la presentazione. Massimo Buratti, buonasera, buonasera Massimo, buonasera, benvenuto. A tutti, grazie Beppe. Giancarlo Babuini, grazie Giancarlo. Buonasera, so ben trovato. Qualche problemino, Peppe. Però sei sempre. Abbiamo risolto tutto. Abbiamo risolto e sei sempre presente. Moreno Salani. Buonasera. Grazie Moreno. Grazie a te. Allora, dicevo che siamo nel giardino della Tavola Rotonda di Santa Maria degli Angeli per questa puntata di vicino al Ferragosto. Siamo nella puntata ferragostiana. In altri termini, in altri tempi avremmo parlato, staremmo parlando di un campionato che, ecco, prossimo alla partenza, se non già partito. Invece, caro Moreno, ancora non sappiamo se questi campionati partiranno e quando partiranno, insomma. C'è ogni giorno che passa un po' più di speranza, Moreno. Sembra che, insomma, quantomeno dopo il 15 di ottobre i dilettanti potrebbero anche ripartire. Non c'è stata una data precisa da parte della Lega Nazionale Dilettanti e del nostro comitato regionale soprattutto sulla data di ripartenza, però si è aperto uno spiraglio, nel senso che è stato dato il via libera per gli allenamenti di gruppo, per l'apertura, e questo è importante, che potranno, insomma, ecco, accedere sui spalti non più di 1000 persone. E queste, insomma, ecco, sono le notizie più importanti che decise dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ovviamente, insomma, salvo clamorosi situazioni, penso che, insomma, ecco, ormai c'è da decidere soltanto la data di inizio dei campionati. Giancarlo, penso che aspetteranno questo famoso 15 di ottobre, sì, quando, insomma, che scadrà questo cosa, esatto, di emergenza, per, insomma, questi provvedimenti che il governo ha già preso e ha posto termine appunto il 15 di ottobre. Quindi noi, Giancarlo, parliamo sempre in senso positivo, immaginando che si possa ripartire. Quindi ancora non vogliamo prendere in considerazione il fatto che magari non si possa ripartire. Diceva quel recitava del domani, non c'è certezza. Esatto. Perché qui sappiamo grosso modo quando si ripartirà, ma come si ripartirà e cosa bisogna fare, con quale non lo so, perché adesso le società sicuramente saranno informate di tante cose, però non mi sembra, anche Moreno diceva della gente sugli spalti, io non so se questo avverrà, perché ancora non si sa niente tra professionisti, figura nei dilettanti, non lo so. Ma questo è stato deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti, però, cioè, Sibilia l'ha fatto, decisioni del genere l'ha prese, non è che l'ha prese, sì, ma dipende poi dalla capienza degli stadi, in base a quello è chiaro, questo è evidente. Oh, vabbè, comunque io di certezze non ne vedo molto, anche perché, torno a ripetere, sì, è vero, si può fare gli allenamenti di gruppo insieme, per carità, però tutta la significazione dei spogliatoi, tutta la significazione di tutto il resto, chiaramente andrà su il coso delle società, penso. Ovviamente, sulle spalle sono dei costi che vanno a gravare sulle società, questo è evidente. E poi una volta che inizieranno le competizioni, i ragazzi, i giocatori dovranno fare degli accertamenti. Penso che prima di andare a giocare, io penso lo fanno tutti. Penso di sì, abbiamo visto adesso abbiamo dato a grandi livelli. Per esempio, in Spagna una società che sta facendo l'Europa League, la Champions League, aveva due l'Atletico Madrid, esatto. Due elementi contagiati. No, due elementi che poi erano titolari della squadra, esatto. Quindi adesso. Però gli altri non sono risultati positivi, quindi
sono potuti partire. Questi faranno la quarantena, però non potranno giocare in Coppa. Esatto. Penso che sia imminente fra 2 o 3 giorni. Io non sono d'accordo con lui, che bisogna un momentino andare coi piedi di piombo. Però 2 settimane fa, quando in questo scenario c'era il vicepresidente del Massa Martana, cioè lui l'ha fatta un po' troppo semplicistica, perché dice basta firmare un'autocertificazione e via. Ma cioè, se la prende la ho capito Giancarlo, ma quello di questo evidentemente sarà questo il nocciolo cruciale, perché se dobbiamo insomma attenersi a tutte le procedure, tamponi, sanificazioni, davvero non si riparte. Adesso parliamo dei professionisti, che per loro diventa una cosa molto più facile e molto più circoscritta, anche perché adesso il pubblico non ce l'hanno, anche loro quando partiranno col pubblico sicuramente non sarà tutta sta felicità del coso, quindi. Pensiamo noi dilettanti, secondo me non è così semplice come dici tu. Io ti ho fatto l'esempio del presidente Massa Martana, perché che secondo lui è tutto, tutto a posto, basta firmare un'autocertificazione, trovare un medico. Il coso del malugurio, per carità, tra probabilmente conoscerà meglio di noi certi regolamenti. Ho capito, però la linea guida è quella, non è che conoscete. Giancarlo, alla fine il provvedimento generale recita che basta essere dentro le norme, poi se sorgesse un caso di positività non è colpa di nessuno, se tu hai mantenuto tutti i protocolli, bisogna vedere quali sono i protocolli. Questo caso sarà isolato e gli altri verranno controllati. Non è che magari il presidente Van Galera o il medico, esempio, non è questo, perché uno a un certo momento però il rischio, diciamo, questa è una questione anche di etica professionale ed è anche un po' di consapevolezza delle società, dice, ma io perché la diversità tra i dilettanti e i professionisti, che nei professionisti fanno tantissimi tamponi prima delle partite, volevo dire, nei dilettanti questo è praticamente impossibile se non cambiano il protocollo. Io non è per carità, ma chi è che noi amanti del calcio non ci piace andare a vedere prossimamente le partite? Figurati, stiamo a vedere adesso in televisione, vediamo anche le situazioni più... però, capito, quindi a tutti ci piace andare la domenica, andare alla partita, figurati. Però certo, bisogna stare sempre un pochino con i piedi di piombo. Massimo, tu sei stato sempre uno di quelli, diciamo, pessimisti, no? Sul fatto delle ripartenze, perché? Perché? Perché i tempi sono quelli che sono, anche se in Italia stiamo andando benino, non diciamo bene, benino, e quindi regna un po' di ottimismo in generale. Però non abbiamo risolto il problema e quindi il problema permane. E le tue perplessità rimangono, immagino, non lo so, voglio sentire dalla tua viva voce. Diciamo che rimangono quelle precedenti e se ne aggiungono altre attuali. Addirittura. Tra queste c'è da dire che l'informazione di quella recente ci fa presente che la formula del contagio è cambiata, cioè noi adulti ci salviamo perché rispettiamo le regole, perché non facciamo comunella, siamo distanziati. Questo ne è l'esempio, ecco. Consapevoli di tutto questo usiamo le dovute precauzioni, però se consideriamo che è aumentato di 6 volte il contagio che riguarda i bambini, e questo è 6 volte il contagio che riguarda gli under 18, ok? E questi sono questi che dovranno andare a giocare e dovranno stare insieme in un campo sportivo, in una palestra, in una piscina, eccetera. Allora, questo problema non si risolve, perché essendo sport di gruppo, Beppe, no? Se no andremo a giocare noi che siamo meno giovani, mi viene in mente, ritornando un pochino indietro nel tempo, a Luigino Ciotti che ha inventato il calcio camminato, sì. E quello per esempio potrebbe essere praticato, perché in fondo cammini
e cerchi di camminare lontano un po' dall'avversario, cioè, a parte la battuta che comunque certo. L'iniziativa di Luigino è senz'altro simpatica. Sì, sì, l'abbiamo avuto anche qualche tempo fa in trasmissione come ospite. Microfoni e nostre, cioè, voglio dire, è gestibile tutto quello che sta fuori da questa dinamica, nel senso l'ingresso e l'uscita dalle strutture sportive è gestibile, no? Perché solitamente entrano, si può determinare un criterio, d'accordo? Ma anche una volta dentro gli spazi sono enormi, il pubblico è pochissimo a livello dilettantistico, quindi il distanziamento e la mascherina avviene naturalmente, no? Ma il problema sono gli spogliatoi, i problemi sono lo stare in campo e correre dietro a un pallone dove il contatto è inevitabile. Sarebbe io ho sempre sostenuto e lo ribadisco che la tranquillità l'acquisiremo quando verrà messo in commercio il vaccino, e sembra che i tempi si stiano accorciando, anche se già c'è da tenere presente, a proposito di questo apro e chiuso parentesi, perché poi sono dati che vengono forniti quotidianamente dagli esperti, cioè inizieranno probabilmente le prime sperimentazioni sull'uomo a dicembre, ma anche funzionassero, quindi passerà del tempo, e mi risulta che un vaccino iniettato prima di 45-60 giorni non fa effetto. Credo Massimo che hanno già individuato 20 persone, dei volontari, dove netterò 90? Ne servono 90 persone, un vaccino creato in Italia. Sì, questo è tutto creato in Italia, e penso che dovrebbero. Quello creato in Italia, ci sono ancora qualcuno che è ancora più avanti, che già ha cominciato la sperimentazione sulle persone. Ovviamente, così come si diceva anche tempo addietro, perché ci sia sperimentazione occorrono anche i malati, cioè tante, mi risulta che certi case produttrici, cioè, vanno a fare sperimentazione in Brasile, sì, o in quelle zone, in quei posti dove c'è. Cioè, detto questo, voglio dire, io trovo veramente difficile pensare che si possa ricominciare così, anche se veniamo da un periodo estivo dove sono stati portati avanti dei campus e ha lavorato il Grest, quindi ci sono stati degli assembramenti di bambini, ma forse anche se il contagio avviene, probabilmente per loro non è così pericoloso, ma il problema più serio se lo portano con sé in famiglia, e poi tutti gli adulti che circolano attorno a queste attività, no? Questo è un fatto. Quindi io continuo purtroppo ad essere pessimista sotto questo aspetto. E va bene. Ma io scusa per. Sì, Moreno. E poi stiamo dibattendo un argomento dove ognuno, vabbè, esprime le proprie giuste opinioni. Però se andiamo a vedere qui l'attività è già ripartita. Il Castello, la Tiferna comincia l'operazione oggi, il Foligno lo stesso, il Cannara comincerà dopo Ferragosto, il Trestino lo stesso. E quindi volevo dire, ormai la ripartenza è ripartita, e non è inutile che ci stiamo girando. È vero. Anche perché c'è stato questo sblocco degli allenamenti, degli allenamenti, quindi di gruppo, e quindi questo favoriscono naturalmente. Però adesso c'è una squadra, quindi sono loro. Poi quando i destini si incroceranno tra la squadra e l'altra, capito? Quindi no. Per carità, se tutti hanno rispettato. Dico dai, per ripartire, sì. E allora, caro Moreno, ti tiro in ballo, no? Perché abbiamo visto le nostre squadre umbre di Serie D, le quattro magnifiche. Insomma, Cannara e Trestina erano già ben messe fin dall'inizio. Il Trestina ha inserito un ulteriore giocatore. Città di Castello è partito dopo, però è partito alla grande, e adesso sta arrivando il Foligno con acquisti a ripetizione, insomma, sì, allestendo una società, una squadra che insomma dà diritto a aspirare, insomma, in qualcosa di buono. Come avevamo detto nelle precedenti trasmissioni, ovviamente anche il Foligno ha cominciato a muoversi e quindi ha messo a segno dei colpi molto importanti, l'ultimo quello di Marianeschi, un giocatore che insomma in questa categoria ha militato, la conosce molto bene, essendo
insomma, l'anno scorso insomma, era Monterosi, ha giocato a Gavorrano, a Bastia, insomma, ha alle spalle un'esperienza molto importante, quindi anche Foligno credo che stia costruendo una squadra abbastanza competitiva. Il cittadino, e oggi iniziava la preparazione, il Latiferno lo stesso. Io proprio ieri ho parlato per un'intervista sul mio giornale con il direttore sportivo Giorni, stanno perfezionando gli arrivi di due giocatori, quello di Bruschi e di Massai, due giovani del San Sepolcro che ha dato, diciamo così, in prova per farli giocare insomma, ecco, in Serie D. Il Trestina uguale, il direttore Poldrini ha completato la rosa difensiva con Matteo Della Spoletina, un giocatore che lo scorso anno era al Fabriano Cerreto, quindi credo che ormai per quanto riguarda il Cannara, penso che insomma, l'organico era, come ha detto Baldacci, quasi completato, ma come diceva giustamente Giorni, sarà un mercato atipico, nel senso che finirà il 30 di ottobre, poi dopo parte la Lega Pro e quindi i giocatori ci saranno molti movimenti, saranno stati fatti degli aggiustamenti dove uno insomma... E insomma questo Giancarlo... cioè, sono delle date un po' anomale per quanto riguarda i campionati di trasferimento dei giocatori. Cioè, chiudo, scusami Gianca, chiudo con il Foligno sta trattando Mortaro, ecco, insomma. No, ma lo può dire, no. Sembrava anche Mortaro che è sulla lista, sì, diciamo, di quelli papabili. Ma del resto è un umbro e di conseguenza uno cerca di accaparrarsi. Esatto, anche perché queste quattro squadre umbre, se si pensa, è probabile che il girone... Pensa che il Siena rientrasse in queste cose, in questo girone. Il Rieti potrebbe entrare in questo girone. Quindi due realtà che ecco, fa sì che qualcuno già, capito, per non avere... In un ipotetico sito, tutto campo, leggevo proprio così, vabbè, era fatta una composizione gironi, e proprio c'era il Siena, il Prato, il Rieti... quindi viene un girone veramente di ferro. Vabbè, comunque, ecco, chiaramente per evitare figuracce le squadre anche umbre si dovranno un pochino attrezzare. Chiaramente dopo chi vuole vincere farà la squadra, lì per squadra farà. Anche perché Massimo, l'Umbria ha tanti bravi giocatori, ma non così tanti da consentire di allestire squadre forti con tutti i giocatori del posto, tutti i giocatori umbri, Massimo. Per forza bisogna ricorrere anche da qualche fuori regione. È naturale, cioè, per forza di cose, perché non possiamo paragonare l'Umbria con il Lazio, la Toscana, tanto per dirne due, no? Dove non sanno dove metterli i giocatori. No? La popolazione nostra. Beh, basta andare a vedere, che ne so, la composizione dei vari campionati giovanili della Toscana, te perdi, cioè non sai dove ritrovare. In Umbria sono quattro squadre, poche persone, quindi c'è questa difficoltà, però c'è anche vero che per quelli, così come diceva Moreno, magari si creeranno delle sovrapposizioni, dei contrattempi, no? Devi iniziare una preparazione, comincia la Serie C e poi forse cominciano i dilettanti, però è anche vero che chi non si è organizzato alla partenza avrà modo di aggiustare il tutto dopo, considerando che mi sembra di aver capito che ogni giocatore ha cinque possibilità di cambio di casacca nel corso del campionato, quindi tante squadre in corso d'opera si organizzeranno. Io sono stato sempre contrario dal prendere e cercare giocatori da fuori regione, e l'ho sempre detto, perché bisogna ridimensionare, così come abbiamo sempre detto anche dall'inizio del lockdown e da questo maledetto, stramaledetto virus che ci ha
messo in condizioni, diciamo così, precarie tutti quanti, ci eravamo augurati tutti che le cose sarebbero cambiate, no? Invece stiamo vedendo che non è cambiato niente. Ma l'intenzione c'è, perché se tu leggi sul giornale, lo sottolineo, Tizio, Umbro, giocatore Umbro, sì, ma per carità, però, c'erano interessi, però anche, quindi... anche a livello di Serie D, ma a livello di Serie D nazionale, mica solo la nostra Umbra o vicina interregionale, no? Cioè il coinvolgimento dei giovani del settore giovanile, e qui prendi Cannara, ne ha Aiosa, prendi Foligno, va bene, infatti ho visto che Foligno ha dato, mi sembra che ha dato via una cosa come 18 giocatori, quindi no? E molti, molti erano di fuori, quindi ha fatto bene a farli tornare fuori. Ma perché non utilizzano i 17enni, 18enni, 19enni? Perché non c'è quel coraggio che uno vorrebbe, no? Poi pretenderebbe. Tempo fa ospitammo un allenatore, non mi ricordo chi era, ma diceva dipende dalle aspettative. Le aspettative quali sono? Cioè, io posso capire quattro squadre di Serie D che come aspettativa possono avere quella di andare in Serie C. Potrebbe, d'accordo, ma l'aspettativa di una società di promozione, di prima categoria o di eccellenza, quale dovrebbe essere se non quella, no, di giocare un campionato, divertirsi, far giocare i ragazzi del posto? Questa è un po' la sostanza, ma fino ad ora non si è visto niente di concreto. Giancarlo, un po' di rovescio della medaglia è quelli che tanti di quei ragazzi che sono venuti da fuori, magari poi si sono stabilizzati in Umbria e vivono anche in Umbria e alla fine sono diventati umbri a tutti gli effetti. È un po' come stranieri. E quindi, no Giancarlo? Sì, è vero, no, è vero. Non è tanti, ma per carità, una percentuale bassa, però è vero, ne conosciamo. E come no? Senza no. Fare i nomi, qualcuno è stato anche a De Ruda. Sì, a Bastia. Ma io lo dicevo con cognizione di causa, perché me li ritrovo per carità, chissà, ancora qui. L'Umbria, da questo punto di vista, attira un po' l'isola felice, l'isola verde era una volta, non so adesso quanto sia più verde. Attiravano anche i compagni. Pensi, anche i compensi, perché in Umbria per non sfigurare Moreno e le sue idee, è vero, qualcuno ci ha rimesso anche ma su anche questo ci sono, c'è, parlo un esempio di Giuseppe, è andato a giocare in Sicilia, cioè quindi esatto, però è anche Veneroso, mi pare che sia, è anche Veneroso, è anche esatto. Veneroso sia, era ormai un umbro acquisito Veneroso. Quindi, e niente, per chiudere il cerchio per quanto riguarda la Serie D, Moreno, chi è che ha, secondo te ha operato meglio? Chi è che potrà ben figurare delle nostre ombre? Meglio delle altre oppure tutte un po'? Ma io credo che Latiferno ha fatto, secondo me, una buona campagna acquisti. Questo Bianchi, io che ho parlato insomma un po' di tempo fa, è molto ambizioso e non esclude che insomma punta decisamente alla riforma dei campionati che ci sarà il prossimo anno, a entrare magari tra le prime 5-6 squadre che poi passeranno su questa serie chiamata, mi sembra, Serie C. Adesso c'ha un nome particolare, gli hanno dato, ma non mi ricordo bene. Quindi insomma, hanno, per il momento Latiferno ha lasciato aperto 3 finestre su ogni reparto. Adesso ovviamente con l'inizio della preparazione Tasso, l'allenatore, vedrà i giocatori, conoscerà insomma in base alle proprie esigenze dove c'è da fare, come diceva anche lo stesso Giorni, se c'era da fare qualche aggiustamento. Foligno lo stesso, uguale, secondo me si sta muovendo molto ma molto bene, quindi farà sicuramente un altro campionato dignitoso. Anche il Trestina ha un organico di tutto rispetto, mi sembra, rispetto all'anno scorso, e è una società che ormai ha tradizione in questa categoria, la conosce, cioè, si è ormai acclimatata molto bene, come lo stesso anche il Cannara, diciamo che vabbè,
pur avendo ridotto il budget, ha sempre insomma mantenuto la propria linea politica, che è quella. Poi è chiaro, il campionato bisogna vedere, come si diceva prima, in quale girone. Sicuramente sarà, speriamo, questo delle Toscane, però ci sono delle corazzate tipo il Monte Rosi, che ha fatto allestito uno squadrone insomma per tornare su, come il Gavorrano. Speriamo che non ci sia insomma, ecco, il Siena, il Prato, squadre che insomma il Prato anche sta facendo insomma si sta muovendo molto bene. Quindi è un campionato molto difficile, insomma, che sarà dura. Certo, allora, augurando il meglio per tutte le nostre umbre di Serie D, chiudiamo la prima parte, do la linea alla regia, ascoltate i nostri consigli e ritorniamo subito dopo. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana, telefono 075 6978 756, www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto, pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria.
Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora, eccoci tornati qui presso il giardino della Tavola Rotonda. Abbiamo cambiato un ospite, è arrivato Giacomo Cavarai. Grazie Giacomo. Grazie per a voi, essere buonasera, grazie qui a presente. Massimo. E poi che Massimo Buratti ti ha lasciato il posto perché Massimo Buratti era occupato, e quindi grazie Giacomo per essere qui con noi. Abbiamo parlato nella prima parte del campionato di Serie D, adesso parleremo nella seconda parte del campionato di eccellenze e faremo anche un salto nei campionati di promozione. E di questi periodi, Moreno, riparto con te, già le società avevano cominciato la preparazione, forse era cominciata o stava per cominciare la Coppa Italia di eccellenza, ma quantomeno forse quella di Serie D era già cominciata. Però, e adesso invece ancora siamo al palo, però noi facciamo finta che, come abbiamo detto, siamo ottimisti perché si possa ripartire. Quest'anno è un campionato di eccellenza pieno di aspettative da tante squadre, da tante società, Moreno. Sì, sì, sono un paio d'anni a sta parte che insomma il livello tecnico di questo campionato sta crescendo, perché insomma le squadre stanno costruendo organici importanti. Per quanto riguarda il campionato, l'unica incognita è, come diceva sempre, lo Spoleto. Purtroppo notizie abbastanza recenti dicono che questa principessa e Pincione dovevano fare la conferenza CAL in settimana, però non si sono fatti sentire. Quindi qui manca 10 giorni alla scadenza dell'iscrizione e non si sa se questa squadra che fine dovrà fare. È veramente, insomma, speriamo, auguriamoci che insomma alla fine possa riuscire a trovare, si possono convincere queste due persone che si sono avventurati in questa avventura così a convincerli a rimanere, insomma, perlomeno a iscrivere la squadra, dopo trovare i fondi. Tornando al discorso del campionato, sì, ci sono squadre che abbiamo detto insomma hanno costruito veramente autentiche corazzate. La prima di tutti è l'Ellera, che insomma mi sembra insomma una delle, sulla carta, una delle favorite in assoluto per la lotta del campionato. Poi oltre all'Ellera abbiamo sempre insomma squadre come la Nestor, come la Narnese, l'Orvietana, perdonatemi se la Trasimeno, la Castiglione, insomma. Sono quelle 7-8 squadre che sicuramente si daranno battaglia per il campionato. Poi è chiaro che come di solito succede in questo campionato, ci sono quelle che lotteranno magari per la media classifica. E ecco, insomma, però bisogna ovviamente aspettare che insomma il campionato inizi, perché adesso parliamo sempre così sulla carta, e sulla carta i campionati non è che si vincono. Certo. Moreno, ancora con te, perché mi sorge un dubbio di una cosa che adesso non ho bene in mente. Supponiamo che
speriamo di no, che lo Spoleto non si iscriva, quindi rimarrebbe un posto vacante. Come viene recuperato questo posto? Ci sono già attraverso i punteggi, attraverso la domanda di ripescaggio, queste cose qui? Beh, penso di sì, il criterio è questo generalmente, insomma, si era parlato anche inizialmente, insomma, che un po' di... anche la Ponte Vecchio fosse interessata a un'eventuale domanda di ripescaggio. Mi diceva un dirigente della Ponte Vecchio, adesso senza fare nomi, che è come se fosse scaduto il termine per presentare domanda di ripescaggio e la Ponte Vecchio se l'è lasciato sfuggire, adesso magari, e quindi sono 3, 4, forse 5 le società che potrebbero ambire a prendere il posto dello Spoleto in eccellenza. Sì, certo, se tu dici, hai detto queste cose, queste affermazioni sicuramente, ecco, non lo so in termini tecnici, diciamo, una volta scaduti i termini, poi quello che prevede, insomma, le norme federali, però ecco, se ci sono queste squadre interessate eventualmente... Certo, perché io avevo fatto domanda a questo personaggio, questo dirigente della Ponte Vecchio, Giancarlo, perché immaginando la Ponte Vecchio che avesse un punteggio altissimo, no? Perché la Ponte Vecchio come bacino d'utenza, come impiantistica, come giovani. Sicuramente, cioè, quindi, sì, settore giovanile. Esatto, esatto. Ma se non vado errato, ma alcuni giorni fa è stato diramato qualcosa, ecco. La graduatoria per i pescaggi. Non l'ho vista. Io, in base a quello che tu dice il comitato regionale, è stato fatto anche per questo, in anticipo, perché ha creato il dubbio Spoleto. Ma ci possono anche essere delle squadre di promozione che non... quindi hanno fatto una graduatoria e se io non vado errato, adesso non lo so, ma mi sembra che dal punteggio mi sembra l'Olimpia Tirus, mi sembra, io adesso non so. Ho questa notizia. Questo è quello che mi ha dato il comitato regionale. Ma non ero sicuro. Forse io questo non l'ho visto, ma per l'eccellenza. Ma saranno 15 giorni, anche certo, 20 forse. Certo. E anche per non trovarsi spiazzati, perché probabilmente, non lo so, ma infatti la domanda mia a quel signore era, verteva sul fatto di come mai la Ponte Vecchio non è su quella graduatoria nei livelli criminali, perché mi ha detto che non avevano fatto richiesta di se non l'hai fatta entro certi termini, certo. Probabilmente adesso non so, vabbè, che adesso queste cose probabilmente lascio il tempo un po' che trovano con questo cassotto di sto Covid che stanno, cioè, tutto le date spostate, visto addirittura l'iscrizione si sono posticipate di qualche giorno, perché non tutti sono pronti ancora. Chiaramente sarà un campionato, diceva bene Moreno, le 3-4 squadre, io ci includerei anche il Bastia, perché anche sarà Bastia, una nobile decaduta, giustamente, ma io infatti l'ho detto, però non sfugge qualcuna, diciamo la palma, assolutamente, la palma d'oro bisogna dare sicuramente all'Ellera, per i nomi che forse il Castiglione del Lago, che adesso si chiama così con la fusione delle cose, poi è sempre quella, la Narnese, c'era San Samuele Nestor, poi ci saranno delle squadre tipo, che ne so, Massa Martana, che lì è sempre un campaccio andato a giocare, quindi il Gualdo, insomma, le squadre saranno sicuramente queste. Giacomo, anche per te sono queste le squadre che magari potranno lottare per poter vincere il campionato? Sì, sostengo sia quello che ha poc'anzi detto Giancarlo e la stessa cosa per le parole di Moreno. Io l'unica cosa che voglio dirlo con molta semplicità, con molta serenità, io ti ho detto, mi trovo d'accordo, inserirei anche il Bastia, perché il Bastia ha un bel settore giovanile, anche se mi sembra che quest'anno da 3 i sottoquota i ragazzi l'hanno portata a 2, o sbaglio? Sì. Mi sembra che fino all'anno scorso erano 3,
Poi una cosa che lo dico con molta sincerità, qualcuno, mi sembra la settimana scorsa, aveva un pochino storto la bocca sul fatto che il campionato di eccellenza sarà 18 squadre, sì, e prevedono 5 retrocessioni. Questo già si sa. Cioè, e che quindi qualcuno le 5 retrocessioni dice forse sono una cosa un po' eccessiva, ma d'altronde, certo, cioè, in qualche diciamo modo che devi le 18 è diventata un'anomalia a causa coronavirus. No, è stata quindi alcuni anni fa, Peppino, sì, te ricordi? Mi come sembra... no? Sono stati anni con sì, l'eccellenza sì, sì, 18 non squadre. Non mi ricordo l'anno preciso, ma... Però ecco, sulla cosa su cui io sono sempre stato d'accordo, i campionati a livello dilettantistico ideali sono campionati a 16 squadre. Certo. Poi dopo sentivo addirittura che volevano fare dei campionati appunto, a 12 squadre, appunto, gironi da 12 squadre in interregionale, dov'era? Anche nei campionati di eccellenza e promozione degli una delle regione, altre regioni, sì, delle sì, altre sì, regioni. Sì, infatti volevo coinvolgervi su questo fatto. Cioè, io in cuor mio spero vivamente che si possa riprendere tutto e che le cose possano veramente, questo maledetto virus possa scomparire, perché ogni giorno ne scopri una nuova, quasi 500 contagi 3-4 giorni fa, poi li vengono dimezzati, poi riaumentano, poi si abbassa l'età dei contagiati, cioè non si riesce a veramente poi addirittura, perdonatemi se lo dico, ho letto su ieri mattina una notizia che c'era un personaggio che sosteneva che il virus veniva dallo spazio, no, anche moltissimi si sono messi a ridere, sì, la fantasia, sì, non, la ha fantasia limiti, non ha limiti, è chiaro. Comunque al di là di questo, io personalmente da ex insegnante, da ex allenatore, sono molto ancora preoccupato. Beh, giustamente, giustamente direi. Torno su Giancarlo, sì, no, volevo dire, tornando sul girone delle cioè l'Umbria è un'anomalia quest'anno, certo, chiaramente il comitato, per non far torto a nessuno, certo, non ha considerato anche bene, le retrocessioni, esatto, da una parte va bene, chiaramente, però i tempi si accorciano, perché adesso si riparte a ottobre, non si riparte i primi di settembre, quindi bisogna comprimere su 4 magari... su 5 mesi. Una formula con due gironi di eccellenza, per dire, sono 34 partite, con alcune squadre che salgono dalla promozione. 34 partite che sicuramente, probabilmente, giocheranno alcune partite durante la settimana. Perché se no, più in là si va con la data di inizio, e più è problematico il fatto dovresti fare tante partite. Perché mi sembra che i play-off, play-out, penso i primi di maggio, devono chiudere. Devono finire. Ci sono gli europei, quindi... Quindi queste saranno soluzioni, Moreno, che dovranno e saranno sicuramente vagliate. È una variabile sicuramente che alla fine peserà, perché giocare turni infrasettimanali comporta, soprattutto per queste squadre dilettantistica, avere anche una rosa ampia, e certo, quindi insomma domenica, mercoledì, domenica è disponibilità per quelli che lavorano, per chi magari non ha l'illuminazione, è una variabile che incide alla fine insomma sull'andamento del campionato. Chiudo con l'Assisi Subasio, che dicendo che Mancinelli ha fatto una campagna acquisti molto molto dispendiosa dal punto di vista che ha cambiato quasi tutta la squadra. Adesso quello che riusciranno a fare non lo so, ma mi auguro insomma possono far bene, tanto per dire che insomma è una delle squadre che si è mossa molto molto ultimamente, partita in ritardo, ma si è mossa molto bene. Non vorrei che fosse una fake news, credo di aver letto, adesso mi sono dimenticato, ecco, in quale campionato, ma mi sembra che abbiano addirittura sospeso la Coppa Italia. Non so se sia una fake news. Guarda, questa sarebbe una novità per me. Credo di averlo letto ieri mattina. Non ne sono certo. È chiaro che più si allunga, più va in là il tempo di inizio dei campionati, e più è problematico
fare la Coppa Italia, fare il campionato. E quindi penso oltre alla fine d'aprile non possono andare, secondo me. No. Una coda forse per playoff e playout, ma certo. Penso che sia così perché. Sì, no, ma sono pienamente d'accordo, anche perché tra le situazioni che stiamo vivendo ci rendiamo conto che anche 34 perché, partite, sì, sì. Molte infrasettimanali. Se giochi le partite di campionato infrasettimanale, la certo. Coppa te la devi. Anche perché se ipoteticamente si facessero due gironi da 12 verrebbero 24 squadre, giusto? Poi alla fine ci dovrebbe stare lo spareggio per chi ne va su una in eccellenza, magari la seconda farà cioè, quelle che fanno i playoff, non so come verranno prese, verranno tirate fuori in base naturalmente al piazzamento in classifica, ma potrebbe essere una cosa da prendere in considerazione questa. Giancarlo, potrebbe per semplificare un po' le cose, certo, per ridurre anche i tempi, certo. Per ridurre i tempi potrebbe essere anche perché Giancarlo al termine delle iscrizioni mi sembra che termini Neo Moreno il 24 di agosto. Non è detto che poi dal 24 di agosto in avanti dovranno decidere sul come organizzare veramente certo, i campionati, certo. Le coppe. E certo, tanto che non hanno tanto mano, parliamoci chiaro, le squadre che si riscrivono, se non sanno il numero delle squadre. Il governo non varerà un altro protocollo, che quello che scade il 15 di ottobre, io credo che anche la Serie D, Moreno, farà fatica a ripartire la Serie D, per quanto si era data la Lega Nazionale Dilettanti, ha dato già la data, no? L'ultima domenica di settembre, con la domenica prima addirittura della Coppa Italia. Il 20 c'è la Coppa Italia, il 27 inizia il campionato, quindi queste sono le date già stabilite, insomma. Per quanto riguarda il discorso che stavate facendo, è chiaro che i termini perentori in cui deve finire il campionato penso che ritorneranno quelli canonici di prima, quindi adesso potrà slittare una settimana perché ci sono, è chiaro, qui non si può andare, ci sono delle date in cui bisogna comunicare, quella squadra che deve fare gli spareggi magari per salire in Serie D. Certo, adesso questo aspetta insomma al nostro comitato fissare le date, la cosa principale ovviamente è la ripartenza e poi quella in cui va chiuso il campionato. Indubbiamente, ma adesso mi viene un pensiero, no? Perché ho letto da qualche parte che stante che l'eccellenza ha 18 squadre va bene, però dove si poteva agire era sui gironi di promozione, Giancarlo, quelle anziché tre anziché due, già favoriresti insomma minor numero di partite e finire in tempo anche per fare play-out. E la promozione saranno a 18 squadre? No. A 16? Sì, due gironi da 16 mi sembra che è la promozione. Sai che non sono sicuro. Se non fanno le retrocessioni, se non hanno fatto retrocessioni. No, non hanno fatto retrocessioni, quindi. Però chi è salito dalla prima deve salire. Certo. Perché, ma credo che sia 18 anche i due gironi di promozione. Come è così? Perché erano quattro gironi di prima categoria, mi sembra? Tre gironi di prima. Quindi, capito? Quindi quelle che hanno vinto il campionato le deve inserire, se non ci sono retrocessioni, anch'io penso che se siano da 18 o quantomeno se sono tre. Potrebbe essere uno da 16 o uno da 17, non lo so, non ho idea. Tanto più, capito, fino a che non si iscrive una squadra, perché anche le promozioni si è sentito, anche un po' di chiacchiere in giro, però adesso non. Qualcuno che mi sembra che abbia problematica per l'iscrizione. Quindi probabilmente mancheranno anche delle squadre in promozione. Probabilmente sì, staremo a vedere. Intanto, proprio che parliamo di promozione, Moreno, abbiamo visto che potrebbe anche darsi che qualcuna manchi all'appello, ma tante si sono attrezzate
E anche bene per quanto riguarda, per affrontare il campionato, sì, sia nel girone A che nel girone B. Nel girone A credo che ultimamente ho visto i colpi che ha fatto l'FC Castello siano molto importanti, quindi si dimostra insomma il fatto che questa società punta sicuramente a salire, come anche fatto un buon organico mi sembra a Pontevecchio, Ventinella come diceva, come dicevano quelli dei nostri ospiti del Mantignana, quindi anche lì insomma si sono solite tavernelle, insomma mi si posso dire di là, è chiaro il girone B come non dovrebbe avere lì, cioè se devo mettere la mano sul fuoco dico C4 perché certo, insomma da quelli che, i giocatori che ha acquistato mi sembra la squadra che sicuramente e la San Venazio sì, per certo, carità, ma voglio dire ecco, mi sembra qualitativamente insomma una sproporzione sì, dai nomi tanto di cappello al ecco San dopo per carità dopo nel calcio in campo però nel calcio tutto ci sta è sempre ma, in campo che decide sì. Giacomo sì, io ti sottolineo due cose sì. Già credo di averlo già detto in altre trasmissioni precedentemente, e cioè che l'anno scorso io e te abbiamo fatto eccellenza e promozione e io mi sembra di avere qualche mese fa sottolineato il fatto di aver visto alcune partite di promozione giocate veramente palla a terra, giocate bene ed anche con forse un po' più di rispetto, meno urla disumane al contrasto. Chiusa la parentesi, volevo solamente sottolineare, io ho nel cuore le due squadre di Bastia, la C Bastia e soprattutto anche l'Athletic Bastia. Perché? Prima di tutto perché hanno uno statuto eccezionale. Bastia è una comune con oltre 22.000, quasi 22.000 abitanti, però nell'Athletic Bastia, nello statuto dell'Athletic Bastia c'è che per far parte della squadra di calcio bisogna risiedere nel comune di Bastia, perché non verranno esborsati nessun centesimo per le spese, quindi giocano tutti i ragazzi del comune di Bastia. E al limite di qualche zona di qualche ragazzo che magari abita nel comune accanto, vicino a quello di Bastia, Santa Maria degli Angeli. Certo. Poi ce l'ho qui perché in quella squadra, oltre al presidente che è un mio ex calciatore e a cui ho insegnato anche alla figlia, Giancarlo Natalini, ci giocano anche dei ragazzi che ho avuto a scuola con me, del settore giovanile del Bastia. E ho visto uno spirito eccezionale. Ecco, Giancarlo, questo è un po' come faceva l'Atalanta appena subito dopo la guerra, post-guerra, sì, che dovevano essere tutte di Bergamo. Dopo, alla metà dei primi anni 50, presero uno straniero, da lì è cambiato un po'. Mi viene in mente cosa che magari non succede a Foligno, per dire, cito uno, ma potrei citare Città di Castello o anche altre realtà dove c'è, per esempio adesso, una C4 che manifesta l'intenzione di voler vincere il campionato, di salire, insomma prendere il posto del Foligno oppure far concorrenza al Foligno. O quantomeno la seconda squadra di Foligno, perlomeno Foligno è Foligno. Insomma. Ma scusami, se sì. L'Athletic Bastia ha fatto una... Con l'Atletico Madrid. Come l'Atletico Madrid, sì. Sì. No, l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao. Ha copiato lo stesso statuto, dell'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao. Beh, questa è una bella cosa perché comunque è una bella cosa, nasce prima come il settore giovanile, sì, perché certo. Nasce come anche settore perché giovanile un solido settore. Se non vado errato collaborava anche con il Foligno Calcio. Sì, sì. Sì, e quindi adesso fanno da soli il campetto, magari sotto è cessata la collaborazione, ognuno fa in proprio quello che riesce a fare. Nomi illustri, insomma, certo. Non è che Giuseppe, io volevo, siamo in conclusione. Sì, in conclusione, ma volevo fare una leggera provocazione. Sì. Abbiamo seguito tutti, credo, le partite di Coppa svolte in questi giorni. Sì. E io sono rimasto particolarmente deluso
dall'aver visto queste partite e dall'aver visto le squadre che hanno affrontato le nostre squadre italiane dal punto di vista tecnico. Stanno molto meglio di noi. Molto meglio di noi. Bene, questa è una riflessione molto importante, quella che ha fatto Giacomo. L'approfondiremo nelle nostre altre puntate. Per il momento io termino qui, ringrazio Giacomo Cavarai e Massimo Buratti, che c'è stato prima di lui, poi Giancarlo Babuini, Moreno Salani. Do appuntamento a tutti voi alla prossima puntata di Sport e Incontri, dove si parlerà di calcio. Buonanotte.